Battuta d'arresto per la Turris, che dopo l'importante successo contro il Palermo cade davanti al proprio pubblico di fronte a un campo basso che dà il meglio di sé in trasferta in questo inizio di stagione. Partono subito forte Corallini, privi per infortunio di Sant'Aniello, e dopo 5 minuti sono già in vantaggio con Giannone, che da fuori aria trova una parabola imprendibile per il portiere ospite Raccichini. Ma la reazione dei Molisani è immediata: Di Francesco entra in area e con una carambola beffa perina per l'1-1. Poco dopo, grande occasione per il campo basso, Rossetti si invola verso la porta corallina ma di fronte al portiere manda clamorosamente fuori. Sul finire del primo tempo è ancora Rossetti a sfiorare il vantaggio per gli ospiti. La ripresa si apre con le solite amnesie degli uomini di Caneo che subiscono prima il gol di Liguori che non sbaglia tutto solo davanti al portiere, gol però viziato da un presunto fallo a centrocampo, e pochi minuti dopo arriva addirittura il Tris con Vitali. La Turris accusa il colpo, ma prima tascone da fuori, poi Leonetti provano la conclusione, ma Raccichini è insuperabile. Alla mezz'ora Franco si incuria nella difesa rossoblù e la sua conclusione trova la deviazione di un difensore che spiazza il portiere per il 2-3. Il forcing finale non produce gli effetti sperati e nemmeno i cambi dell'allenatore riequilibrano il match. Si chiude con la terza sconfitta interna stagionale, che però non ridimensiona l'ottimo campionato fin qui della Turris, che resta al terzo posto nel gruppone dietro Bari e Catanzaro. Nel prossimo turno, trasferta in terra di Puglia contro il fanalino di coda Fidalisandria.